presentiamo il nuovo Xperia U, nuovo Xperia, quindi nuova serie Xperia, ma questo è per soprattutto un target giovane, decisamente giovane, un prodotto che ha dalla sua una customizzazione interessante. Posso cambiare questi cap, quindi sono sostituibili con cap di altri colori. E altra cosa curiosa, ma sicuramente molto bella da vedere, è quella che mi permette, adesso lo vedremo, di avere una banda, che adesso la vedremo, che cambia colore a seconda delle foto che io visualizzo. Adesso qua siamo in una condizione, vedete come la banda cambia di colore a seconda della library. Ad esempio possiamo farlo anche con foto ad alta definizione, che viene meglio. Vedete come la banda cambia d'utilizzo. Ma lo stesso discorso lo posso fare anche ad esempio sulla mia library musicale. Io faccio scorrere, come vedete, i miei brani, e anche in questo caso la mia banda sotto cambia a seconda del brano musicale. Altra cosa, ovviamente, è i servizi che noi abbiamo. Quindi ad esempio Music Unlimited, una library di 12 milioni di brani, dove ho premium, genere, quindi posso avere delle playlist, ho le novità chiaramente, e poi ho quelli che sono i miei album, gli interpreti suddivisi appunto per categorie, e quelli che ho aggiunto di recente. Una library che mi permette appunto di avere a portata di smartphone 12 milioni di brani sempre a disposizione. In questo caso è uno streaming, come vedete, mi scarico il brano e lo riproduco. La cosa però interessante di questo servizio è la novità, è che io posso aggiungere il brano a un elenco di riproduzione, ad esempio una playlist 1, e poi una volta che io entro nelle mie playlist, ad esempio in questo caso le vedo da questa parte, quindi elenchi, io posso avere la mia playlist disponibile offline. Mi scarica la playlist, quindi anche se non ho connettività posso ascoltare la mia musica. Altre cose interessanti: il prodotto è un prodotto che ha appunto 1 GHz dual core di processore, ha una camera da 5 megapixel, ha un polliciaggio di 3,5 pollici, ha un display, come avete visto, Mobile Bravia Engine, questa è la qualità appunto delle immagini. Tutta la connettività, quindi wifi, bluetooth, qualsiasi tipo di connettività, ad un prezzo decisamente interessante, e per ora non posso svelarvi pienamente, però direi al di sotto diciamo dei 200 euro. Sistema operativo Android 2.3 2.7 verrà aggiornato da Scream nel giro diciamo di circa un mese dall'uscita del prodotto. Okay? Intorno ad aprile, alla fine di aprile, il prodotto sarà su. Ok.